terzo comune del territorio magentino per numero di abitanti, inserito nel perimetro della città metropolitana di Milano, Bareggio sorge nel punto in cui il tessuto urbano, quasi all'improvviso, cede il posto alla campagna originaria. Bareggio è un comune composto dalla parte storica di Bareggio, dal centro storico, poi abbiamo alcune frazioni, tra cui la frazione di San Martino, la frazione della Brughiera e la Cascina Figina. Tutto il territorio agricolo presenta anche diverse cascine ancora in funzione che rappresentano ancora delle piccole frazioni che sono molto importanti per la cultura del territorio. La tradizione agricola e lo stretto rapporto commerciale con la città di Milano rappresentano storicamente i punti di forza dello sviluppo della località. Bareggio nasce come un villaggio celtico. Naturalmente si parla di un borgo assolutamente contadino. Queste terre erano assolutamente fertili, qui si piantava un manico di scopa e fioriva. Se l'originaria ricchezza naturale decretò il successo di un intero territorio, l'intelligenza dell'uomo concorse in modo massiccio alla trasformazione del terreno. L'ingegno degli antichi concepì varie opere di regimentazione idraulica, come ad esempio il sistema dei fontanili, che caratterizza l'intera area. Partendo dall'alta pianura padana, quindi in sostanza parliamo della terra che confina con le Prealpi, questa terra di origine sedimentosa in alta pianura è fatta di sedimenti molto grossolani, di pietre e di sassi, che la rende, diciamo, poco fruibile dal punto di vista delle coltivazioni. Ma la caratteristica di questa terra qual è? Che assorbe le acque piovane, assorbe le acque di scioglimento delle nevi e le manda in profondità. In profondità queste acque trovano degli strati argillosi, per cui le acque scivolano su questi strati argillosi e scendono verso la bassa pianura. Scendendo verso la bassa pianura questi strati si alzano e queste acque tendono ad affiorare. Nasce così la testa del fontanile, un affioramento attorno al quale i contadini andarono ad intervenire scavando una profonda asta, ovvero il letto, che consente di incanalare l'acqua nella direzione desiderata. Le caratteristiche di queste acque sono molto importanti perché sono acque che escono a 11-14 gradi, non gelano mai neanche d'inverno, quindi consentivano di creare le famose marcite e quindi di avere dei tagli di fieno anche invernali. Un patrimonio alla base di un'intensa attività produttiva che decretò la fortuna storica della cintura agricola attorno a Milano. La Bareggio ha avuto una grande fortuna dal punto di vista storico, che ai tempi è stata una sfortuna, ma oggi è una fortuna, quella di essere un pochino defilato rispetto alla via Novara, la grande via di comunicazione, e di estendersi verso una campagna che ancora oggi è ancora piuttosto importante e poco costruita. Questo comprensorio prezioso, oggi denominato Parco Agricolo Sud Milano, gode di numerose tutele ambientali. Parco Agricolo Sud Milano è uno dei parchi agricoli più vasti d'Europa. Parliamo di 47.000 ettari coinvolti e sono circa 61 comuni ed è una realtà molto interessante per Milano perché protegge tutta la zona agricola che ha portato a far sì che Milano sia una città molto ricca. Siamo infatti in presenza di una specie di corridoio ecologico che collega due aree naturalistiche di tipo fluviale, il Parco Fluviale del Ticino e il Parco Fluviale dell'Adda. Questo collegamento è fatto dal Parco Agricolo Sud Milano ed è un'area agricola di una storia agricoltura antichissima. L'area del Fontanile Nuovo di Bareggio ne rappresenta una peculiarità. Il Fontanile Nuovo è molto interessante perché ha avuto negli anni anche riconoscimento come zona di protezione speciale o sito di importanza comunitaria, quindi sia la regione Lombardia che lo Stato italiano che l'Europa, l'Unione Europea, ha riconosciuto l'importanza naturalistica di quest'area. L'intera area del Fontanile Nuovo
è visitabile soltanto su prenotazione, al fine di preservarne l'identità e la biodiversità. Tutte le nostre zone abitate si riempiono di animali che vengono dall'estero, sono animali tipo esotico. E la presenza invece degli animali autoctoni devono essere preservati per combattere la presenza degli animali esotici. Questa è una lotta in alcuni casi impari, però è molto importante che venga svolta, perché altrimenti perdiamo la tipicità delle nostre aree. Un territorio così importante dal punto di vista economico e produttivo fu oggetto dell'attenzione di clero e nobiltà, due classi che per secoli dominarono sull'intero comprensorio, lasciando ai posteri numerose tracce della propria presenza. La tradizione del culto religioso è assolutamente un fatto preponderante, anche perché il grosso delle terre di Bareggio apparteneva all'abbazia di San Pietro all'Olmo, che era un'abbazia di religiosi, e quindi diciamo anche la stessa proprietà delle terre, essendo legata a questa proprietà, di conseguenza veniva agevolato tutto, diciamo, il discorso religioso in chiave di costruzione di cappelle, di frequenza di cappelle, di mantenimenti, eccetera. Beni che si sono conservati ancora oggi, dalla bella chiesa parrocchiale dedicata ai santi Nazaro e Celso, le cui origini risalgono al XII secolo, sino alla vicina chiesa di Santa Maria della Neve, denominata la Chiesuola, pregevole edificio seicentesco in mattoni a vista. A un certo punto quella chiesa faceva concorrenza alla chiesa parrocchiale, i bareggesi dovevano un po' scegliere da che parte stare, e alla fine, diciamo, è prevalso il discorso della chiesa parrocchiale. Quindi questi sono i due elementi di culto più importanti. E poi nelle campagne, diciamo nei dintorni, era disseminato di cappelle. Tra i molti esempi di devozione popolare, meta privilegiata di un viaggio alla scoperta del comprensorio, vi è la piccola ma deliziosa chiesa di Santa Maria alla Brughiera, risalente al 1482. È una piccola chiesolina che all'inizio era solo un sacello, poi è stata prolungata e diventata chiesa. Piccolo gioiello che è stato restituito alla comunità al termine di un'approfondita opera di restauro. Dopo 500 anni, perché nel 1982 noi abbiamo avuto gli affreschi sistemati, recuperati. Un'altra memoria importante legata al culto e alla tradizione è quella che ci conduce a visitare il santuario della Madonna Pellegrina, in frazione San Martino, una chiesa edificata nel 1960 per volere degli abitanti, desiderosi di ricordare i tragici momenti dell'attentato alla statua della Madonna avvenuto il 31 agosto del 1948. Nell'attentato è successo che una processione che stava trasportando, c'erano tre Madonne Pellegrine che giravano, e quella che era venuta da Sedriano era venuta a Bareggio e doveva andare a Cornaredo, San Pietro all'Olmo. Sul tragitto sono state buttate due bombe, una è esplosa e l'altra no. E questa che è esplosa ha fatto diversi feriti e fortunatamente, ha detto, è mezzo miracolo, perché i cavalli non si sono imbizzarriti, per cui non c'è stato più danno di quello che si era prodotto, però i feriti sono stati anche gravi e molti una trentina. Il nostro viaggio nel tempo ci porta ad attraversare queste antiche contrade, percorrendo le belle strade bianche che delimitano i campi, di Cascina in villa, di Cappella in borgata, e riapprodiamo in paese, dove ci attende una nuova tappa del nostro viaggio, il Parco Arcadia. Nel centro della città, il parco rappresenta una vera e propria oasi verde, paradiso per famiglie e bambini. La folta vegetazione autoctona
lascia spazio a sentieri facili, aree svago e tanti, tanti animali. In Bareggio negli anni 70 è stato creato questo parco che è nato intorno a un fontanile, guarda caso, e che oggi ha avuto una dimensione e una caratteristica peculiare molto importante, per cui offre veramente momenti di grande svago ed è diventato un punto di attrazione, oltre a tutta la nostra campagna che evidentemente è ancora fruibile. Una persona che viene a Bareggio è per cercare la natura, il vero senso della natura, della tranquillità, della pace e di tutto ciò che può offrire un'oasi verde, naturale, che a Milano di sicuro non si trova in qualsiasi altro comune. Questa bella campagna, però, non regala soltanto emozioni o scenari. Bareggio, infatti, spicca quale centro di produzione della rinomata ciliegia, prodotto d'eco, protagonista dell'omonima festa che si svolge tutti gli anni all'inizio di giugno. La prima domenica di giugno si fa la festa delle ciliegie. Questa festa si fa perché in antichità Bareggio era conosciuto come il paese delle ciliegie, negli ultimi circa 10 anni è stata riportata in voga questa tradizione ed è diventata la festa caratteristica di Bareggio. Altre feste particolari che Bareggio ha è la festa del Santo Patrono la prima domenica d'ottobre, la festa di San Martino, che quindi ci sono le due, la città di Bareggio e la frazione, la festa della Brughiera il 15 agosto, quindi diciamo quelle che fanno risaltare la cultura e gli usi e costumi delle frazioni che fino ad oggi sono arrivate fino a noi. A 2 passi dalla metropoli, Bareggio rappresenta l'oasi, la riserva naturale e la radice da cui ha preso avvio il tumultuoso sviluppo della grande città. Il visitatore che viene qua è interessato a vedere com'era una volta il paesaggio. Questo non solo nell'ottica di visitare la storia, ma di visitare anche il nostro futuro. L'agricoltura è il nostro futuro, ha prodotto la ricchezza di Milano e continuerà a produrla, quindi noi saremo sempre legati all'agricoltura. Dobbiamo preservare questo territorio, i fontanili, le marcite, tutte le peculiarità di questa area, perché ci va il nostro futuro e ci va la nostra alimentazione, il nostro cibo e il nostro benessere futuro. Se dalla terra è possibile trarre benessere, anche la convivialità a Bareggio conserva un analogo sentore d'antica e genuina accoglienza. Bareggio è un comune che ha molto da dare al visitatore dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista dell'accoglienza dei cittadini, e questo è un valore aggiunto ed è un valore per cui Bareggio è conosciuto.